sono Michele Bellelli di Storeco e oggi presentiamo una parte molto importante dell'archivio storico delle Officine Reggiane, che è il fondo dedicato al personale, tutti gli ex dipendenti della Reggiana, operai, impiegati e tecnici dei quasi 100 anni di vita di questa fabbrica. La documentazione più antica di questo fondo è del 1903 e arriva fino in pratica agli anni 90 dello scorso secolo. Qui sono conservate adesso oltre 20.000 cartelle di fascicoli di ex dipendenti separati in ordine alfabetico secondo le varie categorie di operai, impiegati, tecnici e quadri, e all'interno di questi fascicoli sono conservate sostanzialmente le storie personali e professionali degli ex dipendenti delle Reggiane, dal momento della loro assunzione a quando hanno cambiato lavoro o sono stati licenziati, alcuni sono morti in conseguenza della guerra o di incidenti sul lavoro. E tutta questa documentazione è raccolta qui nelle cartelle personali degli ex dipendenti, conservate ora presso il polo archivistico di Storeco in via Dante. In precedenza erano in un magazzino comunale in attesa di poter avere i locali adatti per poterli ospitare in sicurezza, e adesso questo è stato possibile e sono qui appunto presso il polo archivistico di Storeco. La consultazione delle cartelle è libera e gratuita, naturalmente ha fatto salve le vigenti norme sulla privacy, e vi invito a venire presso Storeco e il polo archivistico comunale a consultare queste cartelle e l'intero fondo naturalmente delle Reggiane. Collaborazione con Spazio Gerra e con il teatro Mammi Mo Piccolo Orologio, stiamo raccogliendo alcune video interviste di ex dipendenti della fabbrica o discendenti di dipendenti della Reggiane, per creare un fondo apposta di video interviste per poter raccogliere queste testimonianze che non vadano perdute, da tenere a fianco idealmente in pratica alle cartelle del personale degli ex dipendenti, e probabilmente nei prossimi mesi seguiranno altre iniziative volte proprio a valorizzare questo importante fondo del personale che riguarda tutta la città di Reggio e non solo.